Un saluto a voi, seguaci di Old Games Italia. Io sono il vostro Ojo e oggi giochiamo insieme alla demo di Mars Horizon, uno strategico simulativo che ci mette alla guida di un'agenzia spaziale, come può essere la NASA, l'ESA, l'agenzia russa, eccetera, con una missione molto importante, portare il genere umano su Marte. Dovremo quindi costruire una base, progettare e costruire razzi e infine condurre missioni attraverso tutto il sistema solare. In questo modo scriveremo la nostra storia e la storia di tutta l'umanità. Questo gioco è stato creato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Sto giocando la demo dello Steam Game Festival di il giugno 2020 e lo avvio, come potete vedere, per la prima volta insieme a voi. Mi aspetto da questo gioco un gameplay molto simile a Kerbal Space Program e abbiamo, vedete, tre scelte: l'ESA, la Russia, che non ha apparentemente non ha un nome, l'agenzia spaziale russa, oppure la NASA. Ma noi partiamo con l'ESA, che ha più bonus di tutti, forse perché è stata finanziata da questa agenzia. Quindi vediamo un po'. Vabbè, tutto in inglese, non credo sia ancora in italiano questo gioco, non so se lo sarà, ma suppongo di sì. Vediamo se, tornando un attimo indietro, vediamo options. General, non c'è nulla di indicativo. Tutto alto, perfetto, no, non viene detto nulla riguardo all'italiano, ma ne partiamo, non ci interessiamo a questa cosa dei bonus. Allora, benvenuto direttore, benvenuto a questa preview di Mars Horizon, demo limitata, avremo solo accesso alla prima era del gioco. Il che ci condurrà a lanciare il nostro primo satellite, a inviare il primo uomo in orbita. Ah, quindi sarebbe anche una demo abbastanza lunga, ma noi cercheremo di farcela stare nella mezz'ora. Ok, quindi abbiamo un test launch. Ma per questa missione abbiamo già completato tutte le cose richieste, le ricerche richieste. Abbiamo test launch. Prima di lanciare un oggetto in orbita è importante testare le strutture di lancio dell'agenzia con dei voli sottorbitali. Questi razzi di prova, non so sounding cosa intendano, porteranno dei sensori e altri esperimenti, ma non avranno la potenza per raggiungere l'orbita. Ok, facciamo, pianifichiamo la missione, quindi dobbiamo selezionare un veicolo. Allora, costruiamo un razzo di test. Quindi abbiamo già pronto, così. Nome Bismarck? No. Ojo primo, scusate, che è Bismarck. Ojo primo, ok, allora. Qua è già stato fatto tutto da sé. Ok, l'ojo primo, non posso cambiare nulla, visto che non ho ricercato altri modelli, quindi l'ojo primo è già stato costruito, allora ancora più facile di Kerbal Space Program. Quindi costruiamo, vedete, i nostri ingegneri ci daranno un avviso non appena l'ojo primo sarà stato completato. Ha una caratteristica speciale non ancora nota che ci verrà rivelata soltanto quando il razzo sarà pronto. La sua affidabilità attesa del 25%. Veicolo approvato. E si completerà in un mese. Quindi, cosa dobbiamo fare? No, non voglio distruggere l'ojo primo. Questo è quello che abbiamo visto. Building vehicle. Come facciamo a passare? Test launch. Non si può far nulla. Torniamo indietro un attimo. E qua non abbiamo ricerche impostate, ecco qua. Vediamo cosa possiamo ricercare. Possiamo ricercare una missione per i satelliti artificiali. Così. Perfetto. Torniamo indietro. Così. Ah, posso schiacciare qua per next month. Vediamo la nostra base.
grafica molto colorata, quasi fumettosa, cel shading con questi bordi neri molto accentuati e colori molto vivi. Questi più non so cosa indichino. Possiamo muovere l'edificio, ma non so. Chissà perché hanno costruito questo edificio proprio nella giungla più junglosa che ci sia. Comunque non importa, torniamo indietro. Prossimo mese abbiamo anche degli accordi diplomatici. Ci sono tutti abbastanza amici nonostante siamo in piena guerra fredda. Quindi torniamo indietro. Next month. Loggio primo è completo. Ecco qua il nostro modellino. Pronto a portare la nostra europeità nel mondo. Allora impostiamo training and launch date. Quindi dobbiamo istruire i tecnici. E l'equipaggio, ma l'equipaggio in realtà non c'è, quindi non bisogna fargli alcuna pratica. E possiamo già impostare la data di lancio. Allora, marzo no, non è ottimale, come vedete. Marzo non va bene, c'è il 20% di penalità alla fidabilità del lancio. Aprile invece va bene. Non ci sono mesi migliori, per cui facciamo aprile. Tiè. Ok. Poi, il nostro veicolo ha come caratteristica extra più 5% di affidabilità sul lancio. E confermiamo la missione in questo modo. Quando l'avremo completata otterremo questi punteggi. Questo non so cosa sia, questo su e giù, forse l'amore da parte dei governi per il nostro operato. Questi sono i punti di ricerca e poi questo che è uno stadio, non so bene cosa sia. Comunque, ok. Ci siamo, torniamo alla mappa principale. Siamo a febbraio. Quindi vai, facciamo passare un mese. La ricerca sul satellite artificiale è completo. Un primo passo essenziale in ogni programma spaziale. La prima agenzia a lanciare un satellite in orbita stabile attorno alla Terra farà un balzo in avanti molto importante nella corsa spaziale. Abbiamo raggiunto la prima era, l'alba del volo spaziale. Con l'avanzare della tecnologia dei razzi aumentano anche le aspettative per l'esplorazione oltre i confini del nostro pianeta. Tuttavia il pubblico continua a domandarsi se queste agenzie appena nate saranno in grado di superare gli ostacoli e i pericoli del volo spaziale. Abbiamo sbloccato la Luna. Ullala! Qui ci sarà una missione prossimamente di avere un'orbita lunare, probabilmente con un satellite. Ok, quindi abbiamo fatto questo, vediamo che missioni ci sono, non abbiamo nessuna richiesta in questo modo. Allora, le missioni appariranno qui. E le pietre miliari sono missioni importanti per l'avanzamento del nostro programma spaziale e spesso richiedono di ricercare nuove tecnologie per iniziare la missione. Richieste e missioni congiunte ci saranno offerte all'avanzare dell'esperienza della nostra agenzia, ma ognuna sarà disponibile solo per un tempo limitato. Completare pietre miliari sbloccherà nuove richieste e missioni congiunte. Bene, allora queste sono tutte bloccate, quindi dobbiamo aspettare il prossimo mese. Non abbiamo abbastanza ricerca per fare nulla al momento, quindi come dice set research, allora facciamo buildings o vehicles, vediamo che differenza c'è fra questo e questo. Questa costa meno. Ha una affidabilità un po' più bassa rispetto al Jupiter. Non capisco però quale sia la differenza. Questo è derivato dai missili intercontinentali e questo è basato sui primi modelli di razzi da test. Topazio, Jupiter. Vabbè, se devo ricercare preferisco ricercare questo qua, costa meno e tutto quanto, quindi proviamo a vedere. Anche la capacità è solo 100 kg in meno di questo, quindi non capisco effettivamente, a parte qualche bonus qua, ma
Boh, vabbè, comunque, abbiamo fatto, passiamo al prossimo mese. Abbiamo scoperto il razzo inferiore Emerald, quindi un piccolo razzo basato su combustibile liquido. E siamo pronti a lanciare. Ulala! Entriamo nel nostro quartiere generale e siamo pronti a lanciare la missione. Prima di lanciare un satellite in orbita, l'abbiamo già vista. E vabbè, ci manca solo di lanciare la missione. Tutto pronto, vediamo, incrociamo le dita che il razzo parta, nonostante abbiamo solo un terzo delle possibilità che salga veramente in cielo. Un piccolo razzetto, il nostro Ojo primo. In questa notte stellata, quasi del tutto serena. Allora, abbiamo il 31% di cosa che possa volare su. Allora, i venti del lancio. I nostri ingegneri di volo hanno ispezionato il veicolo, pronto a lanciarsi. Uno dei seguenti eventi accadrà durante il lancio. Ok, c'è una possibilità del 17% che ci sia un fallimento, sì, un fallimento critico del motore durante il volo e il veicolo sarà distrutto. Oppure un danno ai sistemi, 52% di possibilità, e le ricompense per la missione saranno ridotte di un quarto. Poi abbiamo un lancio normale, 23% di possibilità, nessun effetto, oppure un decollo perfetto che ci darà il 50% in più delle ricompense, però è quello con la possibilità minima. Poi qui ci dicono le speranze che il decollo vada a buon fine, non che sia perfetto, ma che almeno si stacchi dal terreno il nostro razzetto. E più alta l'affidabilità e più probabile sarà che il nostro decollo funzioni. Abbiamo solo il 31%, continuiamo, tutto va bene, le condizioni climatiche sono adeguate, quindi proviamo. 5, 4, 3, 2, 1, 0, take off. Aiuto. Sì, sì, vola bello, vola, vola bello. Dai! Tutte le speranze dell'Europa sono con te. Sì, sentite gli applausi scroscianti che si levano dalla giungla. No, però si è danneggiato il sistema, pazienza, sentite. Il sistema si è danneggiato, ma insomma siamo riusciti a fare quello che dovevamo. È la prima milestone, la prima pietra miliare l'abbiamo raggiunta. Come ricompensa per la missione abbiamo dunque ottenuto 13 punti favore e 19 punti ricerca per un mese. Continua. Ok, dovremmo aver sbloccato altre missioni. No, come mai? Allora, come mai? Cosa manca? Ah, dobbiamo costruire, cioè ricercare alcune cose. Le parti upper, quindi. Allora, topazio per i satelliti artificiali o Jupiter. Allora, siccome abbiamo fatto meno qua, proviamo a usare Jupiter di qua. Ricerca 15, perfetto. Potremmo anche ricercare un altro di questi razzi, in realtà. E facciamo l'Algol. Ok, non posso fare due ricerche contemporaneamente. Va bene, allora se ne fa una sola. Questa è tutta ricerca, lasciamo perdere per il momento, torniamo alla base e facciamo prossimo mese. Ricerca completata, andiamo a vedere i razzi, come facciamo? Andiamo prima di tutto a vedere se la prossima missione l'abbiamo sbloccata, ma bisogna anche fare ricerca del payload, quindi facciamo così. Building vehicles, beh, abbiamo già trovato abbastanza razzi, penso, per lanciare un satellite. Sono anche un expertise di sistemi di lancio. Questo aumenterà in maniera definitiva la affidabilità del 5%, ok. Richieste non ce ne sono, torniamo indietro, facciamo next month. Ci sarà anche una funding review, un'analisi delle nostre spese per darci soldi o più o meno in base ai nostri risultati. Vediamo, non abbiamo ancora completato la ricerca perché dobbiamo fare next month. Un
satellite cilindrico che porta con sé dei rilevatori basici, semplici di raggi X e raggi cosmici. Ok, quindi siamo pronti per la prossima missione, Artificial Satellite. Pianifichiamo la missione. Selezioniamo il carico. Il carico sarà un carico. Possiamo fare un carico standard con una fidelità del 65%, ma con una sola stellina di rating. Poi abbiamo per l'osservazione, che aumenta il numero di moduli per osservazione, ma la fidabilità cala. Prototipo, costi ridotti, ma ridotta anche la fidabilità. Questo ha un potere più alto, ma i costi sono più alti. Allora, partiamo con cose normali, dai. Sono i primi lanci, anzi sperimentale, così giusto per fare una cosa più interessante. Quindi abbiamo bisogno di due moduli e l'obiettivo è raggiungere questo, l'orbita intorno alla Terra. Quindi selezioniamo il payload, costruiamo il payload, ok, si completerà in 2 mesi, quindi possiamo anche uscire da qui e andare a fare una nuova ricerca, suppongo, sì, nuova ricerca. Beh, visto che abbiamo tempo, possiamo provare davvero a fare uno di questi razzi per aumentare l'affidabilità. Facciamo così, vediamo qua come siamo messi. Mm. 25, qua cosa abbiamo? 20. Vai, facciamo così, ricerca. Torniamo indietro. Prossimo turno. Abbiamo scoperto il modulo Able, un altro stadio a liquido, sì, a combustibile liquido, stadio superiore a combustibile liquido, capace di lanciare piccoli satelliti nelle orbite lunari e terrestri. Perfetto, il payload è stato costruito, vediamo se ci sono dei dettagli. Ok. Un più 25% di bonus alla scienza e più 25% di tempo di costruzione. Ah beh, purtroppo è successo qualche imprevisto che ci ha portato a tempi più lunghi. Creiamo un nuovo veicolo. Allora, mettiamo il payload. Non posso ancora. Facciamo un nuovo razzo. Lo chiamiamo, no, Sedulus, proprio no. Ogio secondo. Ok. Mettiamo upper stage, ma qua dobbiamo ancora ricercarli, quindi mettiamo lui, blowing, il nostro able, selezioniamo questa parte e poi mettiamo come booster, come propulsore, mettiamo il modulo. Ah, come mai? Costa troppo? C'è questo segnalino che non capisco perché sia lì. Questo andrebbe ricercato, ma non abbiamo la possibilità. Intanto proviamo questo. Oh no. Ok, non è in grado perché la massa della struttura superiore è superiore a quella della spinta del nostro razzo inferiore. Vediamo un attimo. Questo massa 1100, per cui devo scegliere un razzo più potente. Dobbiamo tornare alla ricerca. Ahimè, potevo farlo anche dal menu precedente, ma vabbè. E allora, scegliamo uno di questi razzi. Algol, Castor, dobbiamo scegliere Castor. Vorranno un paio di mesi, purtroppo. Eccoli qua. Ricerca completata. Stiamo facendo questa missione, edit plan, il mio veicolo lo costruiamo, mettiamo sopra il nostro caro Able e sotto mettiamo il Castor che è in grado a questo punto di lanciare. Seleziono le parti, il prototipo è Locked per cui non possiamo cambiarlo, facciamo il nome naturalmente che non può essere Clarence per carità. Confirm. Confirm. Costruiamo il veicolo.
Tiè. 7 mesi per essere pronto. Ok, aspetteremo. Bene, possiamo tornare qui. Possiamo selezionare una bella ricerca. E a questo punto procediamo verso la ricerca. Facciamo un upper da pochi soldi. 650, 550. Lo selezioniamo, lo scout, ricerca così. Torniamo qui. Anche perché, come avete visto, per ricercare il prossimo livello dobbiamo assolutamente selezionarne due di queste, quindi è necessario fare quel passo. Allora, facciamo next event, così non dobbiamo cliccare ogni volta su next month, farà automaticamente così. Ok, allora budget review è benissimo. Per il gennaio del 1958 il governo ha osservato il nostro... rivisto il nostro budget basato sulla nostra performance negli ultimi 12 mesi. Siamo passati a livello 2 e prendiamo 75.000 dollari al mese, euro. No, neanche euro, perché a quei tempi gli euro non c'erano ancora. Crediti. Ok, accept and continue. Abbiamo ricercato la nuovo modulo, nuova ricerca, e quindi possiamo passare ai nuovi razzi. Beh, a questo punto facciamo tutto Castor. Questo così, Boeing, fatto. Torniamo qui, aspettiamo il prossimo evento. Castor pronto, vai. Selezioniamo anche un nuovo booster. No, questo pesa 2000, no, pesa 6600 kg. Scegliamo l'Atlas, tiè. E continuiamo, vediamo se ci sono robe da fare, no? Facciamo avanti, next event. E ci siamo, il razzo è pronto. Saltiamo questo, che tanto l'abbiamo visto. Ok, allora, la stabilità strutturale del veicolo si è dimostrata più affidabile dei livelli previsti, però ci sono stati degli imprevisti dell'ultimo minuto sui sistemi di comunicazione del satellite del carico. Ok, l'affidabilità del veicolo è 88%. Impostiamo il training, che non c'è perché non c'è nessuno a bordo. Impostiamo la data di lancio, che va bene luglio, saremo prima degli americani e molto prima dei russi. Vediamo che missione vogliono fare. Orca, sono già la seconda o la terza loro. Aiuto, stanno correndo. Vai, selezioniamo la data, non c'è tempo da perdere, e confermiamo la missione. Via, il prossimo mese questa ricerca è stata completata. Ok, non so leggere le descrizioni perché sono molto semplici e non dicono moltissimo. Satellite artificiale, un passo in avanti importante per ogni programma spaziale. Facciamo launch mission, purtroppo il satellite non sembra molto buono. Non so se sia il livello, quei numeri romani che abbiamo visto. Ok, scopriamo quali sono i problemi che potremmo incontrare nel lancio dell'Ogio secondo. Questo obelisco di potenza mascolina. Poi abbiamo il 2% di possibilità di fallimento critico, 5% di danni al carico, 70% di lancio normale, e poi abbiamo 23% di una traiettoria perfetta che ci darà un turno in più nel primo obiettivo di una missione. Non so bene cosa sia questo, però comunque perfetto, buone condizioni, quindi abbiamo 94% di affidabilità. Continue. 5, 4, 3, 2, 1. Radar ignition start 0. Ed ecco che il nostro Ogio 2 si libera con successo nel cielo. Terzo. Una strana inclinazione, ma penso sia corretta. Devo sentire... Sì,
sentite scroscianti di nuovo gli applausi del nostro pubblico. Lancio normale. Ok. Abbiamo guadagnato un po' di livelli per i nostri moduli. E abbiamo raggiunto l'orbita. Perfetto. Funziona? Riusciamo a comunicare? Zic. Ok. Siamo riusciti forse a comunicare. Abbiamo due azioni. Ah, ecco qua. Forse queste sono i task di cui si parlava prima. Allora, comunichiamo così. E facciamo visual data. No, dobbiamo connetterci col ground control. To Major Tom. Poi otteniamo visual data. Così. Risolviamo il turno. Abbiamo il collegamento? Ci sono delle interferenze atmosferiche, purtroppo. Il clima terrestre ha causato una degradazione del segnale. Questa azione otterrà un risultato ridotto di un punto comunicazione, a meno che non spendiamo un punto elettricità per resistere a questo evento. Proviamo a resistere a questo evento, quindi riusciamo a ottenere questo punto comunicazione, dobbiamo ottenerne un altro. Ok, questo dovrebbe essere andato a buon fine. Perfetto, abbiamo raccolto i dati visivi, quindi otteniamo un punto visual, punto data. Abbiamo altri tre turni rimasti, quindi facciamo, allineiamo questa trasmissione di burst e poi facciamo un sampling atmosferico. Proviamo a usare un orbital sweep. Potremmo provare a far così, no, allora annulliamo questa, proviamo a mettere così, vediamo se riusciamo a ottenere tutto, questa orbita per ottenere dati visivi. Dai, sali, 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 sì, perfetto, siamo al successo. Ottenuti due punti comunicazione, a scapito di un punto data, punto dati, dai, no, solo 16%. Ah, un danno alla lente e quindi non possiamo resistere al danno, avremo una riduzione di un punto dati, ma ne otteniamo due, che è proprio quello che volevamo, e quindi siamo a posto, direi. Ottimo, missione compiuta, grande successo, trionfo, siamo passati al primo livello. Non abbiamo ottenuto grande successo per il governo. Ah no, era un'aggiunta, quindi perfetto, 31 punti favore e 38 punti ricerca per 2 mesi, ottimo. Bene, siamo arrivati dunque a completare 2 missioni, io direi che possiamo concludere qui questo video. La demo è interessante, il gioco sembra essere abbastanza semplificato, pensavo avesse un che di Kerbal Space Program, ma in realtà non c'è assolutamente. Giochino tranquillo che ci fa provare l'emozione della corsa allo spazio, però nulla di troppo complicato o profondo. Se vi piace uno passatempo con questa ambientazione, sicuramente è da tenere d'occhio e fatemi sapere se l'avete provato nella sua versione completa nei commenti, ma per il momento io lo abbandono qui e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti e a tutte.